cari telespettatori, e benvenuti a Notiziando, lo spazio di Culturando dedicato alle notizie dall'Italia e dal mondo. E colleghiamoci subito con l'inviato Andrea Catavolo da Radio Studio Più per le notizie da scaricare. Grazie Agnese per la linea, andiamo a dare un'occhiatina alle notizie presenti sui giornali, notizie da scaricare chiaramente. Legge di stabilità, il governo abbassa le tasse di 21 euro ma aumenta l'IVA di 30 euro, è sempre così, eh? Con la mano destra ti danno una mela e con la mano sinistra ti infilano una banana. andiamo a vedere. Campagna elettorale, Bersani, Pierluigi Bersani, per lanciare la campagna elettorale andrà al CERN di Ginevra, sta cercando qualcuno che riesca a dimostrare che il suo cervello esiste. Questa non era male, eh? Grillo, Beppe Grillo, lancia la campagna elettorale e arriva a nuoto in Sicilia. Ci ha provato anche Giuliano Ferrara, ma ogni volta che arrivava sulla spiaggia quelli di Greenpeace lo prendevano e lo ributtavano in acqua. Gasparri, via i pagliacci dal PDL. Ah, vuole essere l'unico? Ci viene, ci viene. Lega, la Lega scarica Formigoni, ma il cesso si intasa. Troppo grosso? Questa era l'ultima, Agnese, ti restituisco la linea. Grazie e alla prossima. Grazie Andrea, e ora spostiamoci nel mondo del gossip e colleghiamoci con l'ufficio della signora Elvira, la direttrice del mensile Peonia. Pronto Mara? Ciao tesoro! Cosa mi dici di nuovo? Ma veramente? Fabrizio Corona e Belen stanno litigando? Ma per cosa? Per l'auto? Sarà per i ribaltabili! Ma quando li fare due giusti saranno rotti! Ciao tesoro, grazie per la news! Ciao, ciao, ciao! Mamma mia, quante notizie oggi! Cos'è questa? Da dove arriva? Drin drin! Ah, scusa, pronto? Sì, Franca! Guendalina Camassa! Ma chi è Guendalina Camassa? Guendalina Canassa. Ah, Canassa. Tavassi. Come? Tavassi. Tavassi. Ma chi è sta Guendalina? A quella che è mio fratello. A fa compleanno. Festeggia con tutte donne? Ah, povere candeline. Tiziano Ferro. Non ci sono. Tiziano Ferro. Sto con un noto conduttore italiano. Chissà che litigate la sera per il microfono. Adesso squilla, pronto? Sì? Ma veramente, Elisabetta Canalis? A Marrakesh? Veramente? Cosa? Fuma e beve a canna? Ma quale canna? E beh, lei va pazza per il Marocco. Anche per i marocchini. Il caffè sciocchina. Ciao tesoro, ciao, ciao, depilati. Marcuzzi Facchinetti, la favola è finita. Gli si è ammosciato l'uncino. Era bellissima. Ma torniamo adesso a parlare di news e spostiamoci in Sicilia e abbiamo ancora Andrea Catavolo. Grazie Agnese per la linea, siamo a Palermo, su questa meravigliosa spiaggia di Palermo. La Ma quale spiaggia, Andrea, che ci sono le rocce? Non sento, scusa Agnese, non sento. Vedo delle rocce dietro di te. Le rocce, oh per dirci Bacco, ci sono delle rocce, ma fino a un istante fa non c'erano, probabilmente un'onda anomala ma le ha portate. Ma quale onda anomala, scusami, non c'è neanche il sole. Non c'è il sole, però fino a un istante fa c'era il sole, addirittura gente faceva il bagno e prendeva il ma sole. Ma se quel signore è vestito pesante. È vestito pesante perché probabilmente il signore ha la febbre, ha mal di denti, è vero che ha mal di denti, lei ha mal di denti, ma come si permette, non ho capito, non vedo che sta lavorando, sta lavorando, c'è la telecamera, non capisco, ma lei non capisce. Andrea, per favore, sì. Eccoci qua, un piccolo diverbio tra un passante. Allora, questa notizia? Sì, la notizia è questa, che a Palermo un signore questa notte si aggirava alle 4 di mattina in macchina, un signore di 82 anni in macchina, completamente nudo. Andrea, guarda, dietro di te vedo un passante, prova a chiedere se ha sentito questa notizia. Ecco, prego, venga, venga, venga. Un'informazione. Lei ha sentito di questa notizia, insomma, che ha fatto il giro di Palermo? Ah, la televisione. Sì, ma non saluti. Non è educato, ma cosa fa? Saluta la mamma, su. Allora, lei dice,
cosa fa? E continua a salutare. Andrea, lei, ma non per favore. Ma non ho capito. Ma lei, ma cosa fa? Ma saluta. Cosa saluta? Comunque, Andrea, a me non sembrava molto di Palermo quel ragazzo. No, eh? È di Palermo, è un tossico. Ma aveva un accento un po' bresciano. Di drogati. No, siamo proprio a Palermo. Fidati, Agnese, siamo a Palermo. Minchia, minchia. Hai sentito? Hai sentito? Siamo non so. Senzano, ma no. Palermo è Senzano. Ma vedi? Ascolta, ma tu dove sei in diretta? Siamo a Palermo! Sicuro? Fidati, a Palermo! Minchia, minchia! Hai sentito? Non so se hai sentito l'accento tipico siciliano. Vabbè, comunque, la notizia, fatto dai! Fatto sta che un uomo di 82 anni questa notte si aggirava per le vie di Palermo in macchina completamente nudo. Alla polizia che l'ha fermato gli ha detto: i vestiti mi danno fastidio e le palle tra i pedali no! Dai, Andrea, per favore! Con questa io ti ridò la linea, grazie, da Palermo è tutto! Ciao Agnese! Lei è veramente un deficiente, ha capito? Aia. Scusate per il servizio, ma c'è un'ultima ora da New York, quindi colleghiamoci con il nostro inviato Andrea Catavolo. No, ma non era in Sicilia Catavolo. Sono proprio io, Agnese, sono Andrea Catavolo, sono a New York, a New York City, in una delle famosissime piazze di New York, Times Square. Ascolta, ma nel servizio precedente eri in diretta in Sicilia, come fai a essere adesso a New York? Non sento bene, scusa Agnese, come non fai ho a essere sentito. A New York? Sono a New York, New York City, esatto, sì, sono a New York. Ma sei in Sicilia prima. E i nostri potentissimi mezzi, Agnese, tu li conosci benissimo, il teletrasporto. Ma quale ce l'abbiamo teletrasporto, solo noi. Ma dai. E cosa fa? Ma passa quello, quello di prima. No, sembra, ci assomiglia, deve essere il fratello che non capisce. Proprio niente, ma cosa fa? Ma mi sta rovinando la scena! Ma lei, ma vada via, ma vada via! Eccomi Andrea, scusa, qua. Ma quello era un pannello e vedo ancora il lago di Garda dietro. Era un pannello pubblicitario di un camion che era parcheggiato. Ma quale camion? Dai, dammi la via. Notizia, su. Questo non è il lago di Garda, ma è il famosissimo fiume Hudson. Famoso fiume che attraversa tutta New York. Hudson, che fiume! Dai, la notizia qual è? La notizia è questa, di un signore, pensa, di 82 anni, che girava per le vie di New York completamente nudo in macchina. No, scusa, non era di Palermo questa notizia? No, è arrivata proprio adesso. Cosa sta facendo? Sì, ho capito, ma cosa fa? Ma nessuno gliel'ha chiesto. Ma sei qua un'altra volta tu, la televisione. Ma cosa fa? Ma cosa saluta? Andrea, New York City Boy. Eccomi qua, diamo appunto la notizia. Appunto quest'uomo di 82 anni, uomo di Palermo di 82 anni che girava nudo, completamente nudo in macchina. Ma per dove? Le vie New di New York. Ma per dai. Sì, di New York, per le vie di New York, completamente nudo. La polizia l'ha fermato e lui gli ha detto: i vestiti mi danno fastidio. And the balls on the pedals, no? Vabbè. Grazie Agnese, alla prossima! Da New York è tutto! Lei è veramente bene, un cretino, lo sa. Notiziando termina qui e arrivederci alla prossima edizione di questo programma. Thank you.